Buon lunedì a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Qui è Dani Nerazzurro che vi parla e vi parla ancora di calciomercato. Calciomercato, Serie A, parliamo di una neopromossa, parliamo del Lecce, perché è di ieri, domenica, l'ufficialità, diciamo, anche attraverso un comunicato dello stesso Lecce su Twitter, l'acquisto in prestito con diritto di riscatto del giocatore Christian Bistrovic dal CSKA di Mosca. Ed è arrivato in Italia proprio in queste ore, e comunicato che dice dell'US Lecce che adesso è ufficiale: Christian Bistrovic è un nuovo giocatore del Lecce. Benvenuto. Nel pomeriggio è previsto il suo arrivo nel Salento, quindi praticamente in queste ore. E nulla. Dovrebbe essere un centrocampista, se non ho capito bene. Caratura internazionale. Sì. Perché c'è CSKA Mosca di caratura internazionale, non in questi ultimi anni, ovviamente. È tutto da scoprire, ragazzi. È tutto da scoprire. Non ne sappiamo molto. Se volete saperne di più, passate da Alex Maverick. Ve lo linko nel titolo. Lo taggo nel titolo, così almeno gli diamo le views. Il video lui l'ha fatto ieri o sabato, addirittura. No, ieri. E quindi ragazzi, tutto da scoprire, giovane talento della CSKA di Mosca. Aspetta che vedo che è proprio un centrocampista, è un centrocampista 24enne, è del 98 e nazionale croata, sì. Prestito con diritto di riscatto, probabilmente c'entra qualcosa la salvezza. Il diritto di riscatto ovviamente non ci è dato sapere la cifra, ma sarà tra i 3,5 e i 5 milioni, ipotizzo io. Quindi attenzione a questo colpo dei salentini e allarga il roster del centrocampo. Baldini, Barone, è l'allenatore del Lecce, e vediamo un po' cosa farà Bistrovic con la maglia del Lecce. Non ci sono aspettative da parte mia, magari da parte dei tifosi del Lecce, cioè, ci sono e sono riposte in maniera esasperata in questo giocatore, perché affinché faccia girare il centrocampo salentino lo scopriremo solo vivendo, e lo scopriremo solo se Barone lo metterà nelle giuste rotazioni del suo centrocampo. Per questo video può bastare, e ovviamente sempre più giovani nella Serie A, purtroppo non italiani, perché siamo sempre lì. Non si investe sui giovani italiani, ma quelli dell'estero, purtroppo. E nulla. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Qui da Daniele Nerazzurro è tutto.
Vediamo se il Lecce si salverà e tra l'altro tra un po' di giorni dovrò fare la prediction della classifica finale di Serie A, quindi quindi ci sarà da divertirsi quest'anno.